la sostenibilità ha rappresentato da qualche anno a questa parte un traguardo e una sfida nello stesso tempo. Mi sembra che abbiamo investito risorse ingenti per rendere sostenibile questa nostra regione, che deve sempre più sdoganarsi dall'utilizzo del fossile e provare, attraverso la riduzione della bolletta energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto penso al mini e non al macro delle fonti rinnovabili, creare le condizioni per essere sempre terra di miglioramento della qualità della vita, sostenibile e quindi ecosostenibile. Quando incrociamo questo asset strategico con il mondo produttivo, il mondo imprenditoriale, tanto nel commercio, tanto nell'artigianato, quanto nella piccola, piccolissima, media e grande industria e impresa, anche nel settore turistico, mi sembra che compiamo un'operazione giusta di sintesi, chiedendo al mondo imprenditoriale non solo di attivare procedure veloci di efficientamento energetico che determinano risparmio e dunque economia per l'impresa, ma chiediamo anche, per le modalità del bando, di essere pronti, non di premere il click di un computer, ma di presentare un progetto esecutivo che recuperi, nel caso del turismo, immobili già esistenti e non faccia nuova cementificazione, e che provi sostanzialmente ad aumentare anche i posti letto attraverso l'ampliamento e attraverso il recupero con efficientamento energetico della struttura. Mi sembra una combinazione virtuosa che noi stiamo sperimentando con questi due bandi. Mettiamo insieme tra i due 29 milioni per uno sull'efficientamento energetico e 12 milioni e 4 per l'altro, proviamo a mettere nelle prossime settimane ulteriori risorse per far diventare questi due bandi una opportunità concreta di occupazione, di sviluppo e di sostenibilità.